il sistema, praticamente il patrimonio edilizio scolastico credo sia un po' la cartina al tornasole di un sistema educativo e sociale. Quindi qui nasce l'importanza di dover investire sui nostri edifici scolastici. E noi, grazie ai bandi PNRR, siamo riusciti a individuare circa 4 milioni di euro che ci permetteranno di fare importanti investimenti sui nostri edifici. Il primo cantiere, come si può vedere, che abbiamo avviato è questo di Frulli e il nuovo progetto verrà realizzato su un unico piano, perché se vi ricordate la scuola precedente era su due piani, su due livelli, invece il nuovo progetto sarà su un unico livello, a livello del giardino. Siamo riusciti, grazie al nuovo progetto, a mettere in sicurezza anche l'ingresso della nuova scuola, perché prima era diretto sulla strada, mentre ora sarà dal lato giardino, e quindi permetterà ai nostri alunni di entrare insieme ai genitori, ai bambini, di entrare insieme ai genitori in maniera sicura e tranquilla. Per quanto riguarda il consumo energetico, questo sarà un edificio totalmente autonomo, perché verranno installati pannelli fotovoltaici che permetteranno di abbattere a zero tutti i consumi. Questo per dire che cosa? Che è importante investire sulle nostre scuole, perché contengono il nostro futuro.